Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata dedicata a StarCraft 2, e in particolare questa è una puntata dedicata alla community italiana e in generale tutti quelli che seguono questo canale. Come sapete, io da fine settembre ho riattivato l'iniziativa che prevedeva la possibilità da parte di tutta la community di postarmi i loro replay e successivamente con commento essere caricati nel mio canale. Oggi è il turno di Midichlorian. Midichlorian, che ho avuto il piacere di commentare prima della pausa estiva, vediamo se con questa partita sarà migliorato. Nel frattempo vi ricordo che questo non è soltanto un modo per darvi dei consigli e quindi darvi la possibilità di migliorare con qualcosa di mirato, però anche la possibilità di farvi conoscere. Fino a qualche anno fa, probabilmente 2011, credo che i giocatori italiani fossero qualche migliaio, pochi, però io credo che fu più di 1000 sicuramente lo erano, e mi ricordo che c'era una lista, una ladder dei giocatori attivi, che proprio quella là si attivava automaticamente quando i giocatori facevano le loro partite ladder, e c'erano diverse centinaia di persone, si arrivava quasi a un migliaio. Quindi poi io credo che di fatto i giocatori erano più di 1000. Oggi siamo veramente pochi, quindi a dimostrazione che più vi fate conoscere, secondo me è meglio, è proprio perché una community più coesa sicuramente rende meglio. Detto questo, parliamo di Midichlorian, che deliberatamente sceglie di non fare gas. Io consiglio sempre di fare gas contro Protoss, è assolutamente fondamentale fare un Reaper nelle prime fasi per scoutare, perché gli Yolin del Protoss sono gli Yolin più difficili da reggere. Una partenza del genere mi fa intuire che Midichlorian voglia andare di Hex, ma se volete andare di Hex io vi consiglio di farlo con un 14 CC e un 14 Rax, cioè un centro di comando qui prima della Rax e poi una Rax in questa posizione. Alla Rax segue una seconda Rax. Questa strategia l'ho vista fare a Flash, è stata tra l'altro, la potete vedere commentata in italiano sul mio canale in una serie contro Zeste, oppure potete, credo, vederla, però di questo non sono sicuro, mi pare in una puntata del Day 9, che sicuramente l'ha spiegata molto molto meglio, perché Day 9 è veramente un commentatore fantastico per quanto riguarda StarCraft 2. Ecco qui intanto un secondo gas che però arriva con 20 psi, quindi difficilmente vedremo un all-in nei tempi più ristretti. Un all-in che ha magari un doppio gas a 15 può anche portarvi ad avere un oracolo in base in 5 minuti e 40, così diciamo che almeno se arriva arriva a 6 minuti. Parlando di altro, viene messa adesso in produzione una Rax. Un centro di comando, scusate, non una Rax, e questa è un'apertura troppo greedy, perché comunque sia si rischia tantissimo con un'apertura del genere in early game, si è veramente troppo scoperti, indipendentemente che qua ci sia un SCV che ovviamente controllerà quando e come l'avversario decide di mettere un Nexus. Va bene, perché dico troppo greedy, insomma troppo macro oriented? Perché quando ci si concentra solo sull'economia e si ha soltanto una Rax per produrre marine, i marine da soli non bastano per difendere gli early game. Infatti l'apertura, tra l'altro, di Flash, che prevede un 14 CC, è una di quelle che prevede anche un bunker in questa posizione. Quindi un consiglio che posso dare a Midichlorian: se proprio devo fare una partenza del genere, almeno un bunker fallo. Almeno un bunker fallo, perché basta uno stalker per mandare in crisi pochi marine. Uno stalker può diciamo, mi pare che si dica chitare i marine, cioè colpirli e tornare indietro, però standogli fuori dal raggio di attacco. Di conseguenza potrebbe essere veramente pericolosissimo se poi supportato da un Mothership Core che da solo, se non sbaglio, in a click contro a click dovrebbe riuscire ad ammazzare 3 marine. 4 no, ma 3 sì. Detto questo, viene messo un doppio gas che molto probabilmente servirà per imparare gli apri e poi per teccare a fabbrica.
La tabella di produzione qua dice lunga, continua a non esserci un bunker, mi raccomando, metti un bunker. Un'altra cosa che dicevo della partenza di Flash, te lo dico perché faccio sempre dei paragoni con le partenze che più si avvicinano alle vostre build order, perché è il metodo migliore per avere proprio un criterio di similitudine, cioè per accomunare due replay con delle strategie diciamo già provate. È che si fanno due racks subito perché con due racks si possono avere i sufficienti marine per reggere qualsiasi cosa, anche eventuali oracoli che arrivano in ritardo. Ora immaginatevi che qui era stato fatto un oracolo e la partita sarebbe finita in questo preciso momento perché i marine erano troppo pochi, gli oracoli vengono boostati a ritmo abbastanza frenetico, ne esce uno ogni 30 secondi, magari c'è un oracolo costruito, sì, uno Stargate costruito qui, la partita finisce. Con due racks questo non succede perché gli oracoli già a 5 minuti e 40 ci sono counterati da almeno 6 marine, credo. Quindi ricordatevi sempre questo. È importante, veramente importante, perché gli oracoli sono un'unità fortissima. Pensa singolarmente, si può avere una torre e non fa nulla, però quando il Terra non è pronto a gestirli, sono unità che può vincere da sola come DT. Non sono forti come DT, secondo me, ma sono ugualmente molto forti. Allora, non c'è ancora una fabbrica. È sbagliato. Perché dico questo? O si fa una fabbrica in queste tempistiche, oppure diciamo si fanno più unità in tempi più brevi e a 7 minuti e qualcosina si inizia già a camminare in base dell'avversario per andare ad attaccare. Tra l'altro qua c'è un osservatore, sarebbe interessante, ormai forse ci ho fatto l'occhio, però sarebbe interessante per Midichlorian ucciderlo. Ok, quindi non l'ho ucciso, questo è un altro piccolo errore perché qua si poteva vedere molto bene e quando non c'è l'osservatore l'avversario sa che stai arrivando, quindi di conseguenza prenderà delle precauzioni. Si parte un po' in ritardo, diciamo il timing migliore per andare a colpire il Protoss solo di WM, cioè Marine e Marauder, è 8 minuti e mezzo, massimo 9 minuti. Dopo il rischio è che ci siano colossi, comunque sia più unità del dovuto. Intanto ecco che arriva la fabbrica e a breve vedremo uno spazioporto con reattore, quasi sicuramente. Un'altra cosa, vediamo un po', qua Midichlorian sta aspettando, molto bravo. Questa è una mossa da grande giocatore perché credo che stia aspettando lo Steampack. Quante volte mi capita di vedere della gente che ha l'1-1 quasi finito e attacca 5 secondi prima che finisca l'1-1, quindi si perde in realtà 5 secondi di pura potenza. In realtà qua è stato molto bravo, ha aspettato un attimino, ha salito la rampa, ha visto che le cose si mettevano male perché comunque sia il Mothership Core ha lanciato il sovraccarico fotonico sul Nexus e allora è tornato indietro. Non ci si può fare assolutamente nulla quando viene lanciato un sovraccarico fotonico perché queste unità, come di sempre, non sono sufficienti a questi timing. Assolutamente non sono sufficienti, c'è cioè già un colosso. Mentre se voi andate a colpire il vostro avversario verso 8 minuti e mezzo, avete grosse possibilità di non trovare il colosso e poche unità da gate. Di conseguenza potete utilizzare le vostre unità, magari con il tasto Shift più A, per andare ad uccidere i lavoratori nella miniera line dell'avversario. In quel caso voi perdete delle unità facilmente sacrificabili perché non sono gas intensive e mandate l'avversario assolutamente indietro l'economia. E quindi quello è uno scambio veramente, veramente cost efficiente, perché non solo l'avversario può produrre poche unità da quel momento in poi perché l'incom subisce una forte battuta del resto, però è anche consigliato di investire le sue poche risorse a quel punto in probe e quindi voi potete sfruttare per andare sopra il macro. Questo osservatore continua a rimanere qua, Midichlorian continua a non vederlo, pazienza, viene fatto un doppio spazioporto, mossa assolutamente intelligente perché contro colossi il doppio spazioporto ci sta assolutamente. Non tutti i Protoss oggi come oggi transizionano colossi prima di avere una tech magari un pochino più solida come Chair Zero to Blinkers e HT, però sicuramente quelli che lo fanno hanno un assetto difensivo più forte, ma d'altro canto permettono al Terran di counterarlo più facilmente utilizzando i Viking. Viking contro colossi ha una micro da Terra relativamente
diciamo gestibile, mentre quando si parla secondo me di HT e di Ghost come counter, le cose si complicano notevolmente. Bisogna avere map control, bisogna avere un ottimo posizionamento, bisogna sapere come pre-ingaggiare, le cose invece si complicano in quel caso, mentre contro Colossi basta un permassone di AAA con un grosso numero di unità. Il rapporto di Viking per i Colossi, se non sbaglio, dovrebbe essere di 4, quindi l'ideale è avere diciamo da 3 a 4 Viking per ogni colosso del vostro avversario. A quel punto siete abbastanza sicuri di riuscire a batterlo. E ovviamente se l'avversario continua a investire in colossi almeno a 20 minuti dovreste avere il 2-0, cioè il 2 all'attacco e lo 0 per quanto riguarda l'armory. Bravissimo Midichlorian, si vede intanto che è migliorato tantissimo rispetto all'ultima volta, ha una macro veramente molto pulita, va a 52 SCV, non sono 60, però sono comunque sia un numero veramente ottimale per questo momento della partita, con un centro di comando già finito e un centro di comando orbitale che praticamente è lì per terminare. E torniamo invece alla tabella di produzione. Un errore, questo è un errore grosso, forse l'unica vera pecca di questa partita giocata veramente bene, per il resto, è che mancano le bay, le officine belliche, che sono importantissime perché sono quelle che permettono alla fanteria di avere upgrade. La AAA senza fanteria, senza upgrade delle officine belliche, vale veramente poco. Quindi mi raccomando, se siete Terran, dovete mettervi in testa che proprio massimo 12 minuti, poco più, dovete avere l'1-1 se fate poi specialmente delle build così indirizzata alla macro. Mi raccomando, un ottimo giocatore riesce ad avere il 3-3 a 19 minuti, un grande giocatore di quelli più bravi bravi anche prima a 18 minuti e qualcosina. Se siete dei buoni giocatori, non dovreste andare oltre 20, massimo 21 minuti per avere il 3-3. Questi sono i timing, mi raccomando, e questo è veramente importantissimo, importantissimo. Midichlorian mi sembra di capire che è un giocatore che utilizza il tasto F2. Io non lo consiglio a nessuno, cioè nel senso, utilizzatelo il tasto F2, ma non dovete diventare dipendenti. Ecco qua intanto. Poi qua torneremo sul tasto F2, ecco qui che i Viking iniziano ad attaccare, vengono persi tanti, però qua lo svantaggio di Psyder Prodress è di 40 unità ed è veramente tantissimo. I Viking continuano a focussare i colossi, molto bravo qua Midichlorian che focussa di volta in volta un colosso. L'ideale quando andate a micrare i Viking contro i colossi è utilizzare il tasto Shift, in modo tale da essere sicuri che i Viking focusseranno un colosso alla volta. Le APM sono buone in questo momento, Midichlorian tiene più di 100 APM, 60 di media, quindi direi assolutamente un giocatore standard e assolutamente diciamo, bravo da questo lato, non ci sono assolutamente problemi. Si diceva del tasto F2, il tasto F2 è sicuramente un tasto che con la sua introduzione ha agevolato molto il gioco. E su questo io non ho dubbi, magari volete riavere tutta l'armata in tempi brevi e ce l'avete, tempi brevi cioè si parla di frazioni di secondo, perché spesso e volentieri queste unità rimangono ferme qui quando voi impostate un rally point su un'unità e quell'unità muore. Qual è il problema del tasto F2? Che poi perdete in micro secondo me. A meno che non siete bravi a utilizzare il tasto tab, io ne vedo, pochi giocatori che lo utilizzano, io vi consiglio di utilizzare un minimo di gruppi di controllo. Ad esempio, secondo me, almeno i Viking del gruppo 2, quando si parla di MM dovete averli. Quando poi veramente iniziate ad avere anche i Ghost e i Viking in mezzo, se siete abituati a giocare soltanto con il tasto F2, le cose diventano stracomplicate. Magari il tasto F2 è più, diciamo, consono per giocatori che utilizzano Mech, perché comunque sia con il tasto Tab là veramente sono poche le unità che hanno qualche abilità, giusto il tank con Insigne. Però, come vi ho detto, solitamente chi sa fare Mech gestisce maluccio la bio, invece chi sa fare bio solitamente riesce a fare bene anche me, che queste insomma sono cose che ho acquisito un po' nel tempo. Midichlorian è giocatore che è migliorato tantissimo, è migliorato tantissimo perché si è remaxato due volte, quando nel primo attacco aveva quasi 100,
200 psi, 180 credo, poco più, e ora di nuovo 200 psi. Questa è la forza di un grande giocatore che si vede che si è allenato bene, bravissimo midichlorian, perché ha una macro veramente spettacolare. Queste Rax non hanno mai interrotto la produzione e non è mai andato in psilock. Questo qui è questa qua è la dimostrazione dell'applicazione del delle fondamenta, delle basi di StarCraft 2 applicate alla lettera con risultati eccelsi. Qua sembra che midichlorian a questo Protoss gli abbia dato non una lega ma tre leghe, semplicemente con una macro pulita, perché insomma qua il Protoss non ha fatto niente di incredibile, non ha attaccato neanche una volta, però il rischio del Protoss è che a un certo punto il Protoss riesca ad avere 200 psi uppati con il T3 operativo sul campo e allora le cose si complicano. In realtà così non è andato, midichlorian ha fatto degli attacchi precisi, mirati, con un numero di unità è veramente strepitoso in confronto all'avversario, e questo è stato il grande risultato della partita. Quindi midichlorian è un giocatore in veramente costante evoluzione, hanno fatto bene i Doha ad accaparrarsi questo player. E detto questo, non c'è molto altro da dire, non mi sento di dare consigli eccezionali a midichlorian se non quelli che gli ho già dato. Un pochino di più di attenzione nell'early game, cerca di fare delle partenze dell'early game che altri giocatori più forti di te, come ad esempio Flash, che è più forte di tutti, mettiamola così, hanno già fatto, perché quelle sono le build migliori. Ti serviranno soprattutto in futuro, quando inizierò a trovare giocatori un po' più forti che come tutti insomma inizieranno a seguire anche loro le build dei professionisti, che vanno a colpire l'avversario con dei timing ben precisi, che vanno a punire severamente tutte le persone che diciamo giocano un po' a naso. Detto questo, io ringrazio midichlorian per questa splendida partita e personalmente gli faccio ancora complimenti per quanto è migliorato. Ringrazio anche a voi che mi avete seguito, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.